di casa con la spesa e borse dei panni. Mi sto dirigendo al camion, sono le 4:30 di mattina, non trovavo una busta a casa e ho preso lo scatolone del latte. Prima di partire devo installare il nuovo telepass che è arrivato per oggi, lo metterò giusto davanti al vetro collegato ovviamente alla corrente, poi appena avrò qualche minuto di tempo farò passare il filo sotto al cruscotto per nasconderlo e per non lasciarlo in vista, tanto questo qua è quello definitivo e quindi lo sistemerò a dovere. Riesco a carburare questa mattina, infatti ora mi vado a prendere un caffè, vado a fare colazione. Era da un anno paro paro che non avevo qualche giorno in più di riposo, infatti ho fatto 4 giorni a casa, che per voi possono sembrare pochi, per me però sono stati tanti, visto che le ultime ferie le ho avute il Natale scorso, che feci una settimana a casa, quindi poi tutto l'anno ho fatto due giorni e mezzo se dice bene, quindi 4 giorni a casa sono stati tanti. Adesso ricarburare non è facile. Si è fatto giorno nel frattempo, mancano 3 minuti e mi faccio anche il quarto d'ora. Il cappuccino faceva schifo, tante volte mi viene voglia di andare lì al bancone e farmelo da solo. Per chi non lo sapesse, io ho fatto 2 anni da barista, dai 16 ai 18 anni, quando andavo a scuola, finché non ho preso le patenti e poi iniziare a fare il corriere e ad oggi l'autista. Quindi so come va fatto un cappuccino decente e tanti non lo sanno fare. Detto questo, ora prossimo stop Colle Salvetti, andiamo nelle zone di Alelo Statale, infatti dopo gli invierò un messaggio per sapere se è anche lui da quelle parti, nel caso riusciamo anche a vederci. Ciao Chris, buongiorno. No, sono operativo, oggi primo giorno, ma io mi fermo a Pontedera oggi. Primo scarico del 2022 effettuato, ora mi sto dirigendo a Viareggio, dove proprio all'uscita del casello, quindi a una 40 chilometri da dove sono adesso, ho l'azienda per caricare. Eccomi, appena caricato, ho fatto anche un carico speciale, il pane, visto che ieri pomeriggio quando sono andato a fare spesa non l'ho trovato al supermercato, quindi ne ho approfittato adesso. E visto anche che è ora di pranzo ed ho già caricato, quindi adesso devo fare strada solo verso lo scarico, a meno che non esce qualcosa all'ultimo, ne approfitto, mangio, tanto non ho fretta perché quello che dovevo fare dopo pranzo sono riuscito ad anticiparlo, mangio un boccone e poi riparto. L'obiettivo è di arrivare sull'A21 direzione Torino e fermarmi all'area di servizio Crocetta. Dovrei arrivare lì con 9 ore di guida, 9 ore scarse, tra cui lì farò anche il rifornimento e poi mi farò la pausa lunga stasera.
sono fatto male i conti, perché sono già a fare il rifornimento, ho ancora 40 minuti di guida. Io pensavo di arrivare qua con uno scarto di 10 minuti, un quarto d'ora massimo, visto che Genova è sempre un'incognita. Invece oggi si è viaggiato bene. Detto questo, riesco ad arrivare anche a Villanova d'Asti tranquillamente, e da lì poi vedo se sfruttarmi 10 ore oppure fermarmi lì con le 9 ore di guida giornaliere. Arrivata all'area di servizio di Rivoli, farò qui la pausa questa sera, partirò domani mattina. Da qui ho fatto lo stesso cliente anche settimana scorsa, riesco ad arrivare senza fare i 45 minuti di pausa in mezzo, ovviamente se trovo tutta la strada pulita e scorrevole. Quindi, con la speranza che sia così anche domani mattina, io ho deciso di non usare le 10 ore, visto che non mi servirebbero, e mi fermo qua. Ho deciso di fermarmi qui perché vicino al distributore c'è una fontanella d'acqua dove darò una sciacquata alla pelle, una pulita ai cerchi se ne avrò voglia più tardi, e una pulita ai vetri. Quindi, diciamo, sto a posto. Stasera mi cucino qualcosa e poi a nanna.